America meridionale è formata da 389 milioni di abitanti, la lingua parlata è lo spagnolo, il turismo si afferma nelle città più importanti e la religione cattolica protestante. L'economia si basa sulla coltivazione di caffè e sulle industrie meccaniche e aerospaziali. L'America del Sud confina a nord con il Mar delle Antille, a est con l'Oceano Atlantico, a ovest con l'Oceano Pacifico ed è collegata a nord-ovest con il canale di Panama che lo collega all'America Centrale. Ha una superficie di 18 milioni di chilometri quadrati e in base alle caratteristiche fisiche si divide in tre subregioni. Quella delle Andine che comprende Colombia, Ecuador, Perù e Bolivia, via delle Amazzoni che comprende Venezuela, Brasile, Guyana e Suriname e la regione del Cono Sud che comprende Cile, Uruguay, Paraguay e Argentina. Il Brasile ha 192 milioni di abitanti, confina con l'Oceano Atlantico, l'Uruguay, la Colombia e il Venezuela. Il Brasile ha un'economia molto sviluppata nel settore agricolo e con la coltivazione di caffè. Inoltre la Fiat in Brasile ha il suo maggiore punto di vendita, con oltre 4 milioni di esemplari venduti. La popolazione è divisa con il 50% di discendenti europei, il 44% di meticci e mulatti, il 7% di discendenti africani e lo 0,3% da indios. La lingua è il portoghese, e le città più importanti sono São Paulo e Rio de Janeiro. La capitale è Brasilia. La foresta amazzonica è la foresta pluviale più grande del pianeta, con oltre 6 milioni di chilometri di espansione. Questa è conosciuta per la sua biodiversità. In essa infatti ci sono circa 300 specie di piante, 1000 specie di uccelli e 600.000 e 60.000 specie di piante e 300 specie di mammiferi, scusatemi. Questa è considerata il polmone verde del pianeta. Allora, l'Argentina è l'ottavo paese per estensione e questo è diviso tra le cordigliere delle Ande e le pianure orientali. Allora, la cima più grande è quella Aconcagua e poi c'è il Gran Chaco e la Pampa. Allora, la capitale è Buenos Aires, la popolazione è di 40 milioni di abitanti. La lingua è spagnola o anche portoghese, mentre l'economia è basata sul settore agricolo, la coltivazione e anche la produzione di burro, latte, mais, e dunque è in crescita il turismo e c'è anche una grande ricchezza, ovvero come quella del petrolio. Allora, l'Argentina confina a nord con il Paraguay e il Bolivia, a est con il Brasile e l'Uruguay, mentre è bagnata anche dall'Oceano Atlantico, mentre a sud è bagnata dall'Oceano Meridionale e a ovest dall'Oceano Pacifico. Allora, poi c'è la Pampa. Allora, la Pampa è una prateria e dunque questa è prevalentemente pianeggiante e l'unico albero che è prevalentemente pianeggiante ci sono vari tipi di gramicee. Allora, poi c'è l'unico albero che possiamo trovare è l'ombù, che sarebbe questo, che non ha bisogno di molta acqua, quindi perciò, poiché c'è un clima molto, molto temperato e umido a nord orientale, quindi viene chiamata Pampa umida, mentre a nord, nelle zone occidentali viene chiamata più asciutta, quindi la Pampa secca. Allora, il primo a giungere in America meridionale nel 1497 fu Amerigo Vespucci. Questo è anche nella sua terza spedizione. Cristoforo Colombo sbarcò in Venezuela e la chiamò Isola Santa, ma poi scoprì che era più di un'isola. Nel 1499
Nella sua seconda spedizione in America meridionale, Amerigo Vespucci scoprì il Rio delle Amazzoni, il fiume che attraversa il Perù, ma scoprire l'enorme mole di questo continente fu Pilton. E dal 1501 al 1504 Amerigo Vespucci fece molte altre spedizioni, dopo di lui l'interesse però cominciò a decadere e tra 1501 e 1522 Magellano fece la prima circonnavigazione del globo, così scoprendo grazie allo stretto di Magellano. E questo riprese molto presto, ripresero molto presto le... quando si scoprì che questo territorio era ricco d'oro, ripresero le spedizioni in questo continente. Tra il XVI e il XIX secolo la maggior parte della popolazione era occupata da coloni spagnoli e portoghesi, ma dopo l'indipendenza queste diventarono le repubbliche e gli unici stati ancora indipendenti, territori ancora indipendenti, sono la Guyana francese e le isole Falkland. Il territorio attuale del Brasile è stato abitato da molte tribù indigene amerindie. Si occupavano principalmente dell'agricoltura di sussistenza, cioè quando si produce per se stessi. Però con l'arrivo dei portoghesi nel XVI secolo, guidati da Álvares Cabral, un numero elevato di indios fu sterminato e gli unici sopravvissuti dovettero per forza rifugiarsi nella foresta amazzonica, dove attualmente vivono alcune tribù. Con l'arrivo dei portoghesi si introdusse l'agricoltura di piantagione e inoltre fondarono le prime città sulle coste e fiorenti porti commerciali. Allora, nel 1822 il Brasile ottenne l'indipendenza dal Portogallo, diventando una monarchia indipendente, prima con Pietro I e poi con Pietro II, fino a che nel 1889 si proclama la Repubblica, diventando una Repubblica federale di tipo presidenziale. A Brasilia, la capitale, è diviso in 26 stati, divisi in 5 regioni, che ognuno ha le proprie istruzioni sia amministrative sia legislative che giudiziarie. Allora, il Presidente della Repubblica è il capo del governo, mentre il potere legislativo è affidato al Parlamento, il Congresso National. Allora, qui invece sono le informazioni di volo. All'andata decidiamo di andare a Ciampino, fin poi arrivare a Galeão, l'aeroporto di Rio de Janeiro. Partiamo il mercoledì 21 marzo a mezzogiorno e arriviamo alle 21.40. Il ritorno invece sarà di domenica 1 aprile. Alle ore 23 e l'arrivo sarà alle 17.50. In tutto questo i prezzi del volo sono 603,30 €. Poi c'è l'hotel, Yutel. Allora, abbiamo scelto l'hotel di Rio de Janeiro Botanical Garden. Questo si trova a 9 km dal centro e abbiamo una colazione inclusa. E resteremo lì da mercoledì 21 marzo al lunedì 26 marzo. Abbiamo prenotato due camere, 8 adulti, 5 notti, €816. Mentre a Sao Paulo abbiamo prenotato un hotel che si chiama Az e Capitão. E dunque questo si trova a 3 km dal centro con una colazione inclusa. Stiamo lì da martedì 27 marzo a sabato 31 marzo. Abbiamo prenotato due camere, 8 adulti, 4 notti, €876. Questi invece, come possiamo vedere, sono la tabella dei monumenti che andremo a visitare sia a Rio de Janeiro, sia a Sao Paulo, sia a Londrina. Allora, poi paghiamo l'autonoleggio alla Hertz, che è di €719, in dollari 848. Allora, per arrivare a Roma decidiamo di prendere il treno da Napoli e la partenza è da San Marzano alle 7, per poi arrivare a Roma alle 9 e prendere l'aereo alle 10. Arrivati a Roma ci imbarchiamo a mezzogiorno e arriviamo poi a Rio de Janeiro alle 21.40 e noleggiamo l'auto alla Hertz. Allora, il primo giorno, alle 10.30, dopo aver fatto colazione, decidiamo di andare a visitare uno dei monumenti più importanti, e che è il Cristo Redentore. Alle ore 11 partiamo e parcheggiamo la macchina, prendiamo la navetta per raggiungere il Cristo Redentore e per visitarlo paghiamo €20 a persona. Al termine di questa visita decidiamo di pranzare con dei panini.
Ormai fatto le 2:30, decidiamo di visitare il Museo Nazionale delle Belle Arti. Alle 18 ritorniamo in hotel per prepararci, perché siamo curiosi di assaggiare qualche piatto tipico di questa città. Alle 20 siamo arrivati al ristorante e abbiamo preso delle ordinazioni e alle 23 ritorniamo in hotel. Il Cristo Redentore. Il Cristo Redentore è una statua in stile Art Deco che nel 2007 è stata inserita tra le sette meraviglie del mondo. Ai piedi della statua si trova una targhetta della comunità italiana. Il Museo Nazionale delle Belle Arti fu inaugurato il 19 agosto del 1938 a Rio de Janeiro, che all'epoca era la capitale del paese. Nell'importante antiche collezioni d'arte della corte portoghese. La famiglia reale portoghese fu la fondatrice del museo. Poi c'è la focciata, che è un piatto tipico che si prepara di solito il sabato e si prepara con riso bianco, fagioli neri e carne di maiale, per esempio salsiccia o bacon. A seconda dei gusti si possono aggiungere sia cavolfiore verde sia arancia. Il secondo giorno, dopo aver fatto colazione, ci prepariamo per andare a visitare il monumento ai caduti della Seconda Guerra Mondiale. Arriviamo alle 11 e parcheggiamo lì e pranziamo alle 2 con dei panini che abbiamo fatto in hotel. Di pomeriggio, verso le 15:30, andiamo a visitare il Museo Imperiale del Brasile e dopo averlo visitato alle 18 ritorniamo a casa. Decidiamo di riposarci e poi alle 21 andiamo a cenare in un pub e ritorniamo in hotel alle 23. Questo è il monumento ai caduti della Seconda Guerra Mondiale, che è stato costruito in onore dei soldati brasiliani che sono caduti nella Seconda Guerra Mondiale. Il monumento si trova nel Parco Eduardo Gom, che è uno dei parchi più importanti del Brasile. Gli architetti che hanno costruito questa statua hanno fatto in modo che si integrasse con l'ambiente circostante. Questo è il Museo Imperiale del Brasile, che ha sede nel Palazzo di Petrolis. Questo fu inaugurato il 29 marzo del 1940. Allora, il terzo giorno. Ci svegliamo alle 10 e alle 11 partiamo per visitare la cattedrale di Rio de Janeiro. Fatte ormai le 12, decidiamo di fare un giro, allo stesso momento di comprare anche dei panini. Dopo aver mangiato, andiamo al Parco Nazionale della Trujaca e rimaniamo lì fino alle 18, per poi arrivare alle 19 in hotel. E poiché eravamo stanchi, dopo la visita del Parco Nazionale, decidiamo di andare di nuovo nel pub dell'altra sera e torniamo in hotel verso le 11. Allora, la cattedrale di San Sebastiano è considerata anche la cattedrale metropolitana di Rio de Janeiro. Questa è dedicata a San Sebastiano ed è considerata la madre chiesa. Questa è stata costruita nel 1979 ed è stata costruita nel 1789. Come possiamo vedere, questa ha una forma di cono ed è alta 96 metri ed ha il diametro di 106 metri e può ospitare fino a 20.000 persone in piedi. Poi c'è il Parco Nazionale della Tortuga. Questo è stato inaugurato nel 1961 e questo è nato principalmente per tutelare la zona montuosa del massiccio della Tortuga. La mattina seguente, dopo aver fatto colazione, alle 10:30 decidiamo di andare a visitare un altro monumento. Alle 11 arriviamo al Palazzo Internazionale di Rio de Janeiro e paghiamo il biglietto di ingresso, cominciando poi la nostra visita. Alla fine della visita guidata, fatte le 12:30, decidiamo di prendere con dei panini. Alle 15 partiamo per andare al Flamengo Park e infine, dopo la visita al parco, alle 18 per prepararci ad assaggiare delle specialità brasiliane. Alle 20 ceniamo e alle 11:30 ritorniamo in hotel.
Allora, il Palazzo Imperiale del Brasile è stato costruito e è situato nella piazza quindicesima il 15 novembre. Dunque, questo è situato nella piazza 15 novembre e quindi si trova nel centro storico di Rio de Janeiro. Allora, questo è stato costruito tra il 1738 e il 1743. Come residenti erano dei governatori o dell'amministrazione portoghese. Qui fu ospitato Giovanni VI e a seguito poi il re dell'imperatore del Brasile. Il Flamengo Park, noto anche come Eduardo do Flamengo, è il più grande parco di Rio de Janeiro e anche area ricreativa. Si trova tra Copacabana e il centro di Rio. La moqueca è un altro piatto tradizionale del Brasile. Gli ingredienti sono peperone rosso, pomodoro, aglio, cipolla e chiodi di garofano. Generalmente viene cucinato in un recipiente di argilla. Poi abbiamo il currasco. Il currasco non è un semplice barbecue di carne per i brasiliani, ma è un piatto sacro. I segreti di questo piatto sono il grasso deve essere color burro e deve essere condito con sale grosso 5 minuti prima di andare sul barbecue ed è accompagnato sempre da farina o da pomodoro. Allora, questo è il primo giorno a Sao Paolo, ci svegliamo alle 5.30 e alle 6.30 partiamo per raggiungere l'hotel di Sao Paolo, distante da noi circa 357 km. Finalmente, dopo 3 ore di viaggio, siamo arrivati all'hotel El Sarmimago. Fatte le ore 10, decidiamo subito di visitare la cattedrale metropolitana di Sao Paolo. Finito di visitare la cattedrale e fatto ormai mezzogiorno, andiamo a comprare dei panini per l'ora di pranzo. Fatte le 15.30 decidiamo di visitare il Museo d'Arte di Sao Paolo e restiamo lì per circa 2 ore. Alle 18.30 torniamo in hotel per riposare e a prepararci per la sera, che vorremmo trascorrere in un ristorante di Sao Paolo, e in hotel ritorniamo alle 23.30. Allora, questa è una ricetta tipica composta da pane e formaggio. E questa qui è una ricetta, dura da ben dal XVIII secolo e viene prodotta anche in Europa, nell'America Latina, in Nord America e in Giappone. La cattedrale metropolitana di San Paolo si trova al centro della città di San Paolo, in Brasile, ed è la quinta chiesa gotica al mondo per dimensioni. È situata nella parrocchia di Nostra Signora Assunta di San Paolo, costruita il 10 agosto del 1591. Poi c'è il Museo d'Arte di San Paolo, OMASP, che si trova a San Paolo. E è stato costruito dal giornalista Assis Scharenbrand e dal giornalista critico Pietro Maria Brandi. Che ne restò curatore per ben 45 anni. Questa struttura è senza scopo di lucro, cioè senza scopo di guadagno. Il MASP è famoso per la sua straordinaria struttura e la sua straordinaria collezione. Ha un'architettura molto originale. Tanto che l'edificio in sé rappresenta un'icona della città. Il secondo giorno, una volta svegliati, dopo aver fatto colazione circa alle 11, decidiamo di andare al parco di Ibirapuera e trascorrere lì tutta la giornata, poiché ci sono molti monumenti.
Alle ore 13:30 per pranzo mangiamo dei panini che abbiamo preparato e di pomeriggio visitiamo l'obelisco di San Paolo, che è il monumento più importante. E alla fine della visita decidiamo di prepararci per la sera in un pub e ritorniamo alle 23:30. Questo è il parco in Birachera, che è il parco più grande di San Paolo, dove ci si può divertire e si può fare sport, semplicemente camminare. È stato inaugurato nel 1954 per il 400° anniversario della città. È stato costruito dall'architetto Niemeyer. Questo è l'obelisco di San Paolo, che si trova nel parco di Birachera. Questo, le sue costruzioni sono iniziate nel 1947 e l'inaugurazione si sale al 1955, però le costruzioni finirono nel 1970. Questa struttura è interamente in bianco marmo e fu progettata da un architetto italo-brasiliano. Allora, il terzo giorno, dopo aver fatto colazione, alle 10:30, decidiamo di andare a visitare il memoriale dell'immigrato. Finita la visita per pranzo, come tutti gli altri giorni, mangiamo un panino e fatte le 15 andiamo a visitare il Parco d'Indipendenza. E poiché c'è molto da visitare, li restiamo fino alle 18:30. Torniamo in hotel, ci riposiamo e poi ci prepariamo per l'ultima notte da trascorrere a São Paulo, prima di tornare a casa. In hotel torniamo all'1:30 perché siamo andati in un Allora, il Memoriale dell'Immigrato è un museo che all'inizio era un hotel, costruito tra il 1886 e il 1888. Questo ospitò tutti i lavoratori e le loro famiglie per un periodo di tempo, di 8 giorni, finché non arrivavano alla loro ultima tappa in Brasile. Allora, poi siamo andati a visitare il Parco di Indipendenza. Questo si trova sulla collina di Pianza, dove Pietro Primo, il primo imperatore del paese, dichiarò l'America indipendente dal Portogallo nel 1822. Il parco ospita il Museo Paolista, la Casa del Grillo e la Statua di Indipendenza, che come possiamo vedere è questa. Il giardino è progettato in stile francese e collega fra diretti la strada, la Casa Paolista, la Casa del Grillo e il Museo Paolista. Allora, l'ultimo giorno, questa è la terza tappa e andiamo a Londrina. Dopo aver fatto colazione, alle 6:30, decidiamo di trascorrere il nostro ultimo giorno in una città vicina, Londrina. Quindi, da São Paulo a Londrina impieghiamo ben 5 ore. All'arrivo a mezzogiorno, decidiamo di mangiare dei panini, per poi andare a visitare gli ultimi monumenti. E alle 15 andiamo a visitare lo State Forest Park Godoy. Andiamo a visitare anche il Museo d'Arte di Londrina e alle ore 19 andiamo anche in un bar e ordiniamo un aperitivo. Poiché alle 23 dovevamo prendere l'aereo, ci dirigevamo verso l'aeroporto e passiamo tutti i controlli necessari e poi attendiamo per l'imbarco. Il Godoy State Forest Park è stato inaugurato nel 1989 dall'associazione gestita dal Panama. Allora, il parco è un'isola dove ci sono varie piante da coltivare e ci sono quindi vari terreni da coltivazione. Infatti lì si coltiva soia, frumento e mais. Allora, questo è caratterizzato da un clima, quindi in estate ci sono climi più caldi e nelle stagioni invece, quindi in questa stagione c'è un clima più secco e la temperatura è media. E infatti supera i 22 gradi nel mese più caldo. Allora, questo edificio era originariamente una fermata di bus, però nel 1993 è stato trasformato in museo d'arte. Il ritorno. Dopo aver visitato lo State Forest Park Godoy e il Museo dell'Arte di Londrina, ci fermiamo per un'ora a mangiare un gelato per poi andare in hotel,
preparare le valigie e recarci all'aeroporto per tornare a casa.